La Tecnica Sport Massafra chiude la regular season con una vittoria, battendo Calimera per 61-48 dinanzi ad un pubblico festante al Palazzetto dello Sport. La formazione del duo di Censi Conforti ancora una volta dimostra in casa di avere una marcia in più, convincendo con una prestazione sontuosa. I biancorossi arrivano alla partita con la sicurezza di aver già conquistato la promozione settimana scorsa, ma per chiudere in testa il campionato bisogna superare l'ostacolo Calimera. I salentini arrivano alla partita con i massafresi senza grosse aspettative, puntando sull'estero di Montinaro. Il primo quarto vede un grande equilibrio tra le due squadre, con il Massafra che apre con Gentile, ma che trova le contromosse di Montinaro e compagni. Nel secondo quarto si parte subito con 6 punti siglati da Mansueto e il canestro vincente di Gentile, che permettono ai massafresi di salire a più 7. Nel finale di quarto, il solito Montinaro fa tremare i biancorossi tornando a meno 2, ma una tripla di Sottile e un tiro sotto canestro di Notari Stefano permettono al Massafra di ricacciare a meno 7 i salentini. Nel terzo quarto la situazione non cambia, con i massafresi che allungano di 11 con Capitan Sottile e compagni, che vedono sempre più vicino il primato del raggruppamento. L'ultimo quarto si apre con una tripla di Notari Stefano, che ribadisce tutto quello che si è visto fino a quel momento. Non basta l'orgoglio dei salentini per provare a rientrare in partita. Finisce qui, con la Technical che ritorna in promozione 4 anni dopo dall'ultima volta e con la grande soddisfazione di essere rimasti imbattuti tra le mura amiche per tutta la stagione. Nel post partita, coach Luigi Dicenzi commenta così la vittoria del campionato. Speriamo che sia l'inizio di una bella avventura. Sono contento perché oggi la partita, ormai eravamo già sicuri di aver vinto il campionato, però volevamo finire primi. Dato che lo siamo stati primi dall'inizio, dalla prima giornata, questo non è male. Un'altra cosa che ci tengo sinceramente a dire, e in questo caso qua non è assolutamente una nota polemica, Massafra ha bisogno di sport. Mi riferisco al calcio, mi riferisco alla pallavolo, mi riferisco al basket e tutti gli altri sport. Secondo me la cosa più importante, la cosa più bella sarebbe quella che magari le istituzioni, se veramente ci credono, oltre alle parole ci aiutassero con i fatti. In questo caso qua vi posso assicurare che sicuramente Massafra risponderebbe benissimo. Quindi mi auguro, ripeto, che adesso noi per esempio già la settimana prossima abbiamo già deciso di sederci per fare una programmazione diciamo seria. E questo sicuramente è una cosa importante dove sicuramente lo vogliono fare anche tutte le altre attività sportive di Massafra.